Bentornati su Rete 8, appassionati di cucina anche oggi insieme al nostro Antonio per fare nuovamente un viaggio in Liguria e nelle tradizioni gastronomiche di questo bel fazzoletto di terra. Ciao Jennifer, bentornata. E oggi, come dicevi, siamo in Liguria di nuovo per fare questa fresca frutta estiva, proprio diciamo col gelato, è proprio sti giorni li dobbiamo fare. Assolutamente. Questo. Sono le pesche alla ligure. Una ricetta perfetta perché è di stagione, è fresca. È fresca. Quindi praticamente non potevamo trovare un momento più opportuno per insegnarvi farlo. Come si fa. Anche io sono curiosa perché queste pesche sono state praticamente spellate. Allora, ma le non pesche sembra. Praticamente sì, le abbiamo buttate in mezzo all'acqua calda e bollente, ma un minuto le abbiamo tirate fuori e le abbiamo tolto. E il pelo, diciamo, perché queste sono le percoche, quelle belle grosse che buone, si aprono, profumano. Profumate proprio che si trovano adesso d'estate. Che profumo, chef. E abbiamo del gelato alla crema, gelato alla crema e della frutta candita. Devo dire che qui siamo fortunati perché il gelato alla crema è fatto da Filippo. Sì, l'ha fatto e quindi lui. Non so se sì. Filippo. Poi insomma. Abbiamo delle mandorle spellate, una mentuccia e un po' di marsala. Perfetto, quindi è una ricetta veloce, allora, facile. Allora, velocissima. Ci possiamo fare pure una bella cena d'estate con questo. Dai, è vero? Beh, sì, perché comunque c'è il gelato. Se ci vogliamo stare belli leggeri col sì. Gelato, diciamo l'estate, da col frutta. Gelato si può fare una cena, gelato, frutta. Poi proprio. È molto equilibrata perché abbiamo comunque le mandorle, abbiamo le mandorle, c'è il abbiamo gelato. Frutta secca, frutta fresca, insomma. Sì, sì, molti elementi. Allora. Poi ne mangiamo un po' di più magari. Abbiamo nel gelato alla crema, andiamo subito a mettere la nostra frutta candita. Ecco, ovviamente io lo dico sempre, scegliamo prodotti buoni di qualità, quindi compriamo dei canditi che siano buoni, ancora meglio se riusciamo a farli a casa. Del gelato, se lo riusciamo a fare a casa, insomma, oggi devo dire che i nostri telespettatori sono bravissimi, sono attrezzatissimi, sono capaci di fare tutto a casa. Chef. Col prodotto buono c'hai solo da guadagnare. È vero. Sempre. È vero. Non c'è niente da perdere. Sono allora bisogna scegliere, anche se si prende un gelato, prendiamo un buon gelato artigianale. È vero. Anche se non lo facciamo noi. Tanto devo dire che di gelati artigianali, ormai il gelato artigianale è buono ovunque. Riusciamo a trovarlo, quindi c'è chi lo fa di ottima qualità, prendiamo un bel gelato artigianale alla crema. Assolutamente. Allora abbiamo messo la nostra frutta candita, mettiamo le nostre mandorline spellate, poi mettiamo ma proprio giusto praticamente, siccome è gelata la crema e marsala per fargli togliere quell'odore dell'uovo che può avere. Quanto buono il marsala. E andiamo, che facciamo vedere, chef? A girare un po'. Semplicissimo. Ok, una semplice mescolata. Ok. Quindi qui abbiamo, ancora vi facciamo vedere, gelato, canditi e mandorle. E mandorle spellate, tagliate finemente. Le abbiamo tritate un po'. Ok. E andiamo a mettere su queste pesche che abbiamo sbollentate per un minuto, tolte la pelle e le abbiamo aperte. Ma questa è una ricetta proprio tipica della Liguria, io non sì, la conoscevo. Le pesche come mai? Alla Ligure. Ma guarda che meraviglia, chef. Ma queste sono proprio invitanti. Buono, proprio buono, guarda. Che fresche, meraviglia. Buone. Mi sta venendo l'acquolina in bocca questa volta. Che bello. Andiamo a mettere della panna montata e sopra. E vai. Non ci facciamo mancare niente, chef. Guarda che bello il gelato come scioglie, che meraviglia. Ecco qua e andremo a mettere la fogliettina di mentuccia fresca. Secondo me questa è la consistenza perfetta del gelato. Io odio il gelato quando è troppo duro. Troppo duro no, non troppo è vero. Freddo, a me non c'ha piace. Ragione. Deve essere così, cremoso. Deve andare morbido. Così,
Ad idratare, guarda, le pesche, mettiamola guarda, così. Guarda quanto è bello. Oh. Eh sì, sono veramente, è vero. Sono veramente bellissime. Tra l'altro è una ricetta molto molto versatile, perfetta come fine pasto, quindi anche come fresco dessert. Perché diciamocelo chiaramente, poi d'estate quando si mangia tanto non fa molto caldo. Qua abbiamo frutto e dolce insieme. Non c'è tanto spazio per il dolce qui. Devo dire che andiamo a coniugare frutta, gelato, dolce, insomma tanti tanti elementi. Equilibrato come piatto. Assolutamente bellissimo, sì. È un piatto ligure. Sì. Diciamo ad effetto bello. Chef, ti ringrazio per questo piatto. Oggi la nostra puntata è un pochino più breve, ma perché veramente è molto facile da fare. Quindi semplice, facile, esatto. Così com'è l'abbiamo ed è anche un dolce senza glutine questo, perché veramente qui il glutine non c'è, quindi perfetto per tutti. Potete rivedere tutte le nostre puntate su YouTube, c'è la nostra playlist, quindi veramente avete l'imbarazzo della scelta. E che dire, grazie per essere stati insieme a noi, continuate sempre a seguirci. Chef in cucina, sempre su Rete 8, la prima emittente da Abruzzo. Ciao. Parlerò di dimagrimento perché è un periodo che tanti mi chiedono come fare per ottenerlo. Prima di tutto dobbiamo ridurre introito calorico, dobbiamo distribuire bene nell'arco della giornata quello che mangiamo, sempre adattato a stile di vita, ai turni che facciamo. In più, cominciamo la colazione prima possibile, facciamo l'attività fisica nel momento giusto della giornata. Sarebbe ottimale fare attività fisica prima del pasto principale, in modo che riusciamo a recuperare perdite di glicogeno e proteiche che abbiamo fatto durante allenamento.